Buonasera a tutti, è un piacere essere qui con voi. Per chi non mi conosce, io sono Rossella, sono qui con i miei studenti. Abbiamo appena concluso la nostra lezione nel percorso di guarigione e proprio oggi abbiamo trattato il tema della guarigione a distanza. Ci teniamo a voler trasmettere le frequenze di luce per il pianeta e per l'Ucraina affinché possa finire questa guerra, affinché l'Europa e l'intero pianeta non azzardi, non osino, diciamo, non facciano delle mosse sbagliate che possano compromettere tutto il pianeta, ma soprattutto che possiamo aiutare questo paese che sta vivendo una situazione drammatica, in quanto tante persone hanno perso la casa, hanno perso la vita, non hanno da mangiare, non hanno da bere, e si trovano in condizioni che noi non immaginiamo. Magari possiamo guardare la televisione, ma non è la stessa cosa vivere dal vivo un'esperienza del genere. Io non auguro a nessuno una cosa del genere. Noi vogliamo con questo video trasmettere le nuove frequenze di luce affinché possa arrivare il massimo bene di tutte le persone coinvolte, la fine di questa guerra, il ritorno alla pace. Veramente io mando in particolar modo intenzioni d'amore a quest'uomo che veramente possa prendere consapevolezza che quello che sta facendo è solo un gioco dell'ego e non certo della sua anima. Spero che possa contattare un filino di quella luce che c'è dentro di lui affinché possa veramente finire tutto questo. Ora, ognuno di noi vorrebbe dire qualcosa e poi trasmetteremo le nuove frequenze di luce. Volevo invitare le persone che ci stanno guardando a pregare insieme a noi. Se già praticate delle tecniche di guarigione, piuttosto che una semplice preghiera, aiutateci a pregare per l'umanità. Grazie. Ok, iniziamo con Alberto. Sì, io vorrei veramente mandare amore a tutti gli abitanti del pianeta Terra e anche oltre, se possibile, e fare in modo veramente che continui questa solidarietà, questa voglia di unione che sta avvenendo e che è veramente bellissima per quanto mi riguarda. Grazie. Angela? Sì, desidero mandare luce a tutti i governanti, a tutti gli operatori di pace, a tutti i facilitatori affinché abbiano proprio la forza, vista la funzione che svolgono, la forza proprio di portare amore, portare armonia e portare equilibrio. E quindi luce, luce, tanta luce a chi è deputato proprio alla pace come funzione di ruolo, come ruolo, insomma. E quindi armonia proprio fra tutti gli esseri. Io ci metterei anche gli animali e le piante perché Assolutamente. in queste situazioni la sofferenza è veramente di tutto il Di tutto. pianeta. Grazie. Diletta. Io invio pace, amore, luce a tutta Madre Terra e a tutto il genere umano e al mondo intero. Grazie. Grazie. Connie? La Madre Terra evolva tutta dall'umanità agli esseri umani, animali, piante, alla dimensione luce, che non ci sia più buio, sia solo ed esclusivamente luce nella terra e non esista più nient'altro. E amore all'infinito a tutti i bambini, che non abbiano mai più a vedere guerra. Grazie, Connie. Alessandro? Luce, pace, amore per tutti i bambini, soprattutto per le persone indifese che stanno subendo questa situazione, non solo in Ucraina, ma in tutto il mondo. Grazie. Che possa manifestarsi la nuova terra, veramente, una terra di amore e di pace per tutti. Ora,
invieremo, trasmetteremo le nuove frequenze di luce per 10 minuti, potete chiudere gli occhi, potete rimanere in ascolto, riceverle e trasmettere luce insieme a noi con le vostre intenzioni pure d'amore. Grazie. Facciamo una preghiera di protezione, la faccio per tutti noi. Invoco la divina presenza di Dio, Dea onnipotente, Padre e Madre, i miei angeli custodi, il mio sé superiore, gli angeli custodi, il sé superiore di tutte le persone coinvolte, di tutti gli animali, le piante, dell'intero pianeta Terra, di tutte le persone coinvolte in questa guerra. Invoco te, Arcangelo Michele, Maestro Gesù, Maria Regina Celeste, tutti gli angeli, gli esseri di luce e di amore puro che in comunione di intenti con l'Arcangelo Michele stanno partecipando a questo processo di guarigione. Arcangelo Michele, ti chiedo di tagliare tutte le corde di paura, ti chiedo di purificare la nostra energia, le nostre intenzioni, parole ed azioni, ti chiedo di radicare la nostra energia fino al centro della Madre Terra. Ti chiedo di creare uno scudo di protezione impenetrabile all'oscurità dove possa entrare solo la luce, l'amore, la pace, la guarigione e che tutto ciò che è opposto a Dio, alla luce e all'amore si allontani da noi ora, per sempre e per l'eternità. Chiedo la pace, chiedo la guarigione di tutte le anime su questo pianeta, che l'amore possa regnare ora e per sempre. Grazie, così è. Ok, possiamo iniziare.
Bene, ora possiamo tornare tutti nel presente. Io ringrazio i miei studenti uno per uno e ringrazio tutti voi che avete partecipato a questa guarigione, a questa preghiera, affinché l'umanità possa vivere nella pace, nella serenità, nell'armonia, nella fratellanza, nell'uguaglianza, affinché si possa manifestare veramente la nuova terra dell'Arcangelo Michele e del Maestro Gesù e di tutti i maestri che hanno camminato su questa terra, che hanno annunciato l'arrivo di un paradigma di amore. E questo è il grande sogno dell'umanità. Io vi ringrazio, vi saluto. A presto, ciao.